bene. Resetà! Shoot! Signor Presidente, è un gran piacere dare il benvenuto a lei e alla delegazione che l'accompagna in questo palazzo per riaffermare insieme la grande amicizia che lega Israele e Italia. Lei è benvenuto a Roma, abbiamo fatto una interessante conversazione tra di noi, adesso continueremo a parlarne per sottolineare quanto siamo legati da una forte amicizia. Benvenuto Presidente. The Italian nation, and you see it by the fact of the enormous issues that in these very challenging times where the people of Israel have faced the empire of evil emanating from. Centro di Roma blindato per la visita del presidente dello Stato di Israele Isaac Herzog nella capitale italiana per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Liberazione immediata degli ostaggi israeliani e rispetto a Gaza del diritto umanitario. Questi i temi affrontati da Mattarella nel corso del colloquio con il presidente israeliano al Quirinale. Durante il confronto, i due presidenti hanno parlato anche di lavorare per la soluzione due stati, due popoli, di impedire rischi di allargamento del conflitto, dell'impegno umanitario italiano per Gaza e di un incremento degli aiuti. Dopo il Quirinale, Herzog si è diretto a Palazzo Chigi per l'incontro con Giorgia Meloni. La premier ha ribadito la vicinanza del governo italiano ad Israele e la ferma condanna del terrorismo di Hamas e ha rinnovato l'impegno italiano per la de-escalation a livello regionale. Come Mattarella, anche Meloni ha sottolineato al presidente dello Stato di Israele l'importanza di giungere al più presto ad un cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi, lavorando nella prospettiva di una soluzione a due stati. A precedere il colloquio tra Herzog e Meloni, anche un sit-in di protesta alla Galleria Alberto Sordi di Roma, circondata dagli agenti di polizia, contro la presenza del presidente israeliano in città e gli incontri con le più alte cariche dello Stato italiano. Presenti alla manifestazione, dal titolo Herzog non sei il benvenuto, diverse decine di persone che sotto il controllo delle forze dell'ordine hanno sventolato bandiere della Palestina intonando lo slogan Palestina libera, insieme ai cartelli con su scritto Meloni vergogna e non nel nostro nome. Dopo Roma, Herzog partirà per Parigi, dove parteciperà alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi e all'anniversario della strage del villaggio olimpico di Monaco del 1972.
L'intensificazione dei servizi preventivi per un ancora più efficace controllo del territorio ha consentito ai militari del nucleo operativo della compagnia di Randazzo di denunciare un minore 14enne per porto di armi o d'oggetti atti ad offendere. La pattuglia del nucleo operativo intorno alle 16:00, mentre stava svolgendo un servizio di controllo nel centro cittadino randazzese, ha adocchiato due giovanissimi che a bordo di una bici elettrica si aggiravano tra gli esercizi commerciali della zona con un fare che ha insospettito i carabinieri, i quali, pertanto, li hanno fermati per una rapida verifica. Nell'immediatezza i due ragazzi non hanno saputo fornire motivazione alle sollecitazioni dei carabinieri in merito al loro strano comportamento, ancor più quando i militari hanno controllato il vano portaoggetti della bici, trovandovi all'interno un coltello a serramanico di 16 centimetri, alcuni utensili atti allo scasso e, soprattutto, un passamontagna con i fori per gli occhi e la bocca creati artigianalmente. A complicare ancor più la situazione per uno dei due giovani, che già si era assunto la responsabilità della presenza di quanto rinvenuto dai carabinieri. È stato il ritrovamento nelle sue tasche di una dose termosaldata di marijuana, tanto che anche l'altro ragazzo, prima ancora che i militari facessero altrettanto con lui, nella speranza di alleviare la propria posizione, ha spontaneamente fornito loro un'altra dose della stessa sostanza stupefacente che, alla stessa maniera, custodiva in tasca. I due 14enni sono stati segnalati alla prefettura di Catania. Lunedì 29 luglio alle 18 nel Museo Pirro Marconi, all'interno del Parco archeologico di Imera, Solunto e Iato, si terrà il convegno La Coppa d'Oro di Caltavuturo, una storia travagliata a lieto fine, dal furto al viaggio in America e il suo ritorno in Sicilia. All'evento prenderanno parte l'assessore Scarpinato, il direttore del parco, Domenico Targia, il sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, il sindaco di Caltavuturo, Salvo Di Carlo, l'ex sostituto procuratore di Termini Imerese Aldo De Negri, il luogotenente dei carabinieri Salvatore Messineo, oltre a esperti archeologi, appassionati d'arte e giuristi. Attraverso la diretta testimonianza dei diversi attori che hanno preso parte al recupero, sarà ricordato il lungo percorso giuridico che ha consentito di localizzare negli Stati Uniti la coppa e di riportarla, dopo una dura battaglia di diritto internazionale, in Sicilia, luogo in cui questo prezioso reperto era stato scoperto occasionalmente e da cui era partito per l'estero attraverso una lunga serie di passaggi illegali. Le previsioni meteo in Sicilia, venerdì 26 luglio di Globus Television.